Hans, questa tempesta non potrà durare ancora molto, vero? È già durata 6 giorni. Papà, qui c'è scritto che nelle regioni costiere dell'Africa subequatoriale le tempeste sono generalmente di breve durata. Ti tranquillizza molto sapere questo. Bloccate il timone! Fermatelo! Jenny, non avere paura, Jenny. Vi ho detto di fermare il timone! Vado sul ponte, potrei essere utile. Ho tanta paura! Abbiamo urtato! C'è posto per una sola persona nella barca! Vai tu, Jenny. Abbiamo promesso alla tua famiglia che saresti arrivata salva. Ma, signora Romis! Vai, bambini, sbrigati! Vai! Tornerò indietro a prendervi tutti. Successo a Jenny? Se ne sono andati. Tutti quanti. Oh. Speriamo che almeno lei si sia salvata. Che ne sarà di noi? Dobbiamo rimanere uniti. Tutto quello che possiamo fare è sederci qui e sperare che passi la tempesta. Posso crederci. Siamo salvi. Siamo vivi, Marta. Ma non possiamo dire altro. Oh, Hans. Non allarmiamo i ragazzi. Comunque so già che cosa devo fare. Preparerò una magnifica colazione per tutti. Credo che ne abbiamo bisogno. Ah, bravo. Magnifico. Nel frattempo cercherò di capire dove siamo finiti. Venite, figlioli! Vorrete dormire tutto il giorno, vero? E allora? Guardate! È un'isola! Oh, è bellissima! Ma come faremo ad arrivarci? A piedi! A piedi? Sì, con la bassa marea possiamo arrivarci passando sui coralli. Mi domando se è sopravvissuto qualcun altro. Papà, la stiva è piena di animali di ogni genere. Calma, amico. Ehi, basta! Mi fai il solletico! Non c'è nessun altro, papà. Solo queste bestie. Proprio così. Sembra che noi siamo gli unici sopravvissuti. Povera gente. Oh, che sventura. E tutti gli altri? Non possiamo fare nulla per loro. Nulla. Possiamo solo pregare. Sapevamo tutti in fondo al cuore quanto fosse grave la situazione. Un'intera famiglia relegata su un'isola deserta, lontani da tutti, soli con noi stessi. La prima cosa da fare è salvare quello che ci occorre dalla nave e portarlo a terra. Io cercherò tutto quello che può servirci. Io darò da mangiare agli animali. Io laverò i piatti. Io cercherò dell'altro cibo. Tutto questo lavoro. E noi siamo soltanto 6. Bene, ragazzi. Credete di farcela?
Certo! Vedrete! Sì, certo! Stai tranquillo, papà. Ce la metteremo tutta. Svegliatevi, dormiglioni! Sbrigati, dai! Lavorammo tutti insieme, sforzandoci al massimo, fino a che, 5 giorni dopo, non terminammo di mettere in salvo tutte le provviste recuperabili dalla nave. Credo proprio che non ci sia altro di utile da prendere. Papà, hai preso i libri dalla cabina del capitano? Sì, con il cannocchiale e gli altri strumenti. E tutte le provviste. È tutto qui, Ernest. Un mucchio di libri e tante provviste. Provviste? Dove sono le provviste? Jack, pensi soltanto al mangiare, almeno quando sei sveglio. Ernest, se non la smetti, io ti... Basta! Fare a botte non ci aiuterà. Dobbiamo lavorare insieme, non litigare. Adesso ci occorre una casa. E che ne facciamo della mucca del somare e dei maiali? Il boccaporto è piccolo, non possono passarci. Potremmo allargare il boccaporto. Non è possibile, Francis. È di legno molto solido fissato con borchie. Ehi, perché non aprire un'uscita sul fianco della nave? Sì, con la polvere da sparo. La polvere? Potrebbe essere pericoloso. Ma vale la pena di provare. Andiamo. Hans, fa attenzione, ti prego. Certo, non preoccuparti. Gli animali saranno sicuri là dentro? Sì, Fritz. L'esplosione creerà soltanto un'apertura. La scossa verrà attutita dall'acqua. Hans, dove li metteremo? Hanno bisogno di un riparo. Una cosa per volta, Martha. Per ora rimarranno all'aperto. Ma a noi serve una casa. Non possiamo vivere in una tenda. A me piace stare in una tenda. Ti piacerà meno quando inizieranno le piogge. Ernest ha ragione, ragazzi. Il nostro prossimo lavoro sarà costruire una casa. Chi mi aiuta a farlo? Io! Deve essere ora di pranzo. Cos'è successo? Ho perso qualcosa. Abbiamo bisogno di un bel posto asciutto. Deve essere al sicuro da animali feroci. Oh, tigri e leoni. Pantere nere. Niente affatto. Gli animali carnivori come i felini non vivono a queste latitudini. Quindi non parlare se non sai cosa dici. Non so cosa dico. Razza di sapientone. Io... Piantatele ed ascoltate papà. Grazie, Fritz. Deve esserci dell'acqua fresca vicino e mangiare per gli animali. E appena trovato il posto, ci costruiremo una casa. Allora sbrighiamoci. Si sta facendo tardi.
Molto interessante. Papà, sono stanco. Senza dubbio non hai dormito l'ultimo quarto d'ora. Ci riposeremo qui. Abbiamo trovato l'acqua. Tutto quello che ci serve è una casa. Asciutta, sicura e... Trovato! La costruiremo su un albero. Cosa? Che bello! Andremo a vivere su un albero. Meraviglioso! È vuoto. Potremmo costruirci una scala dentro. Qui c'è un'apertura. State indietro! Muovetevi. Urk, Jan! Terribile. Una specie di boa constrictor, credo. Veramente, papà, era un'anaconda. È un Ectes murinus. È bravo, è mio studente. Allora, vuoi applicare le tue conoscenze alla costruzione di una casa? Per 4 settimane lavorammo duramente alla casa. Mamma, posso aiutarti? No, ti ringrazio, caro. È ora di pranzo! È ora di pranzo? Per quello che ora mangeremo, signore, noi ti ringraziamo. Sei bravissima, mamma. Faccio del mio meglio, Francis. Ma le provviste stanno finendo. Ecco il nostro prossimo lavoro. Non appena finiamo la casa, dovremo incominciare a piantare... Ehi, guardate, Ernest ne ha preso più di me. Non è vero. È che a te non basta mai niente. Tutto qui. Ancora voi. Ma non la finirete mai. Dovreste essere fratelli voi due. Dobbiamo riuscire a stare uniti se vogliamo sopravvivere. Sei contenta, Marta? Sì, è bellissima. Abbiamo 2 barili di carne salata, 5 sacchi di farina e 6 sacchi di sementi. Tutto qua, papà. È tutto quello che ci è rimasto dalla nave. Ma la mucca ci darà il latte. E abbiamo le pecore e i maiali. E Anna 3 galline. Non bastano, ragazzi. Dobbiamo lavorare la terra, piantare grano, fare dei recinti. E imparare a cacciare e pescare. Sì,
voglio andare a pescare. Adesso. Non dimenticatevi il cucito e il rammendo. Sarebbe bello che Jenny fosse qui. Ti aiuterebbe, mamma. Povera Jenny. È tutta colpa mia. Se non l'avessi mandata sulla scialuppa. E lei era come una figlia. Marta, non ti disperare così. Come avresti potuto immaginare che ci saremmo salvati? Ma come... come potrò mai dirlo ai suoi genitori? Non pensare a quello. È il volere di Dio. Andiamo tutti a letto ora. C'è molto lavoro per domani. Arammo un campo e piantammo il nostro primo grano. Ma il lavoro non era poi tanto duro. Urrà! L'ho colpito! Non sei stato tu, l'ho colpito io. Non litigate, siete bravissimi, tutti quanti. Avete fatto tutti centro. Ora provate con queste. E cosa sono? Io le conosco, sono bolas. Le usano i cowboy in Sud America. Esatto, guardate. Su, ragazzi, diamogli una mano. No, no, ce la faccio da solo. Oh, quanto è grande. È una pesca veramente straordinaria. Non appena i lavori più urgenti furono completati, continuammo l'educazione scolastica dei ragazzi, non sempre con successo. E... Ah, ah, Francis, non guardare. G, H, I, I lunga, K, L, L. Ehi, Jack, e l'aritmetica come va? Ah, non ci riesco, non voglio farla. Non riuscirò mai ad impararla. Jack, non rivolgerti a tuo padre in quel modo. È assurdo. Cosa significa essere su un'isola se poi sono costretto a fare i compiti? Non capisci l'importanza di queste cose. Non importa se siamo su un'isola o in mezzo a una città. Senza educazione non siamo niente. Papà! Libri e cultura per noi sono vitali come il cibo e l'acqua. Non sopporto i libri e nessun altro. No, non andare. Starà bene domattina. Quel ragazzo è sempre scontento. È giovane ed è svogliato. Se avesse qualcosa... importante da fare, qualcosa che potesse fare veramente bene. Delle provviste. Jack! Jack, dove sei? Jack! Da quella parte. Wow.
Le torce! Papà! Jack, ho riflettuto, sai? Dopo la tua avventura di ieri notte, mi sono convinto che conosciamo poco quest'isola. Credo che sia molto grande. Potrebbe anche non essere un'isola. Hai ragione. E che ne diresti di esplorarla con Fritz? Per conoscerla meglio. Oh, certo. Prima devi imparare a usare gli strumenti e a fare le mappe. C'è molta aritmetica in queste cose. Non importa. Studierò giorno e notte. E quando sarò pronto partiremo. Evviva! Ehi, Fritz, Ernest, Francis! Ecco fatto, hai visto? C'è qualcosa che lo interessa. Sembra anche a me. Dovete stare attenti, ragazzi. Stai tranquilla, mamma. Perché non partano anche me? Sono grande, posso combattere chiunque. Lo so. Ecco perché devi restare qui. Per proteggere la mamma. Oh, sì. Stai tranquillo, ci penso io. Buona fortuna, ragazzi. Fate attenzione. State tranquilli. Arrivederci. Arrivederci. Passarono le settimane e i ragazzi non si decidevano ancora a tornare dalla loro esplorazione. Eravamo molto preoccupati e temevamo di non rivederli mai più. Vedi nessuna nave? No. Aspetta. Là c'è una piccola isola vulcanica. Dove? Sud-sud-est. Circa 150 gradi. Ecco, l'ho preso. Ora andiamo da quella parte. Faremo prima. Sembra molto arido. Ma abbiamo parecchia acqua. Mi domando cosa staranno facendo a casa. Saranno in pena per noi. Andiamo. Guarda questa. Asciutta come la polvere. Non ha piovuto per anni. Spero che i ragazzi stiano bene. Se potessi solo sapere che sono salvi. Sono molto preoccupata. Di solito c'è molta acqua sulle montagne. Comunque torneranno a casa. Stai calma, tesoro. Sono ragazzi molto svegli. Chissà se riporteranno qualche pianta rara. Io voglio il tesoro dei pirati, oro e danne ed elefanti. Io voglio solo che ritorni. Ho finito la mia acqua. Quanta te ne è rimasta, Jack? Ehi, è vuota. Non faremo molta strada così. Cos'è quello? Non lo so, ma vengono da questa parte. Nascondiamoci là dietro. Sono solo struzzi. Sono innocui. Sono animali straordinari. Ernest dice che corrono a 40 miglia all'ora. Oh, se ne catturiamo uno potremo uscire da questo deserto.
Idea! Dove sono le bolas di papà? Sbrigati, o se ne andranno. Non mi scappi. Calma, amico. Abbiamo molta strada da fare. È bello viaggiare così. Sai che sorpresa a casa quando ci vedranno tornare in questo modo? Senz'altro, ma abbiamo ancora parecchia strada. È il mio turno di cavalcare. Risparmia il fiato. Jack, Fritz, Marta, sono tornati! Così i due eroi tornarono a casa sani e con un gran numero di informazioni. La nostra famiglia sembrò così più unita che mai. Guardate, è iniziata la stagione delle piogge. Oh, grazie a Dio. Ma l'inizio della stagione delle piogge portò anche parecchi problemi. Papà, qui piove dappertutto. Noi stiamo bene. Ma se la pioggia continua così, gli animali saranno presto in pericolo. Dovremmo portarli sulle colline. Sì, e avranno bisogno di un rifugio. C'è del calcare sulle colline. Potremmo trovarci delle caverne. Bene. Le cercheremo appena finisce di piovere. Questa grotta mi sembra buona. È grande abbastanza per tutti gli animali. Guardiamo dentro. Attenzione, questo tipo di roccia frana facilmente. Oh! Cosa c'è? Dei sassi. Devono essere caduti giù dalla volta. Oh oh, a me non piace per niente. Io sparo un colpo, per vedere che succede. Però, faremo meglio a cercarne un'altra. Guardate, un'altra grotta. Sembra che sia solida. Ma per poterla esplorare bisogna togliere quelle rocce. Avanti, ragazzi! Vediamo chi è il più forte. Forza! 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 Ehi, Jack, dà un'occhiata agli animali mentre noi siamo dentro. Sì, papà. È anche più grande dell'altra grotta. Attenzione! Le pareti sono piuttosto solide. Il soffitto è alto. Quindi c'è una buona ventilazione. Ehi, guardate! Il pavimento è asciutto. Questa grotta sarà un'ottima stalla per i nostri animali. C'è un altro temporale in arrivo! Va bene, Jack! Ma ora gli animali sono al sicuro. Quando le piogge finalmente terminarono, uscimmo a controllare il nostro regno. Era un panorama molto triste. Oh, Hans. È tutto in rovina. Non preoccuparti, cara. Comunque ci vorrà parecchio per avere un nuovo raccolto. Cosa faremo adesso, papà? Non credo ci siano alternative, Jack. Non potremo resistere a lungo così. Cercheremo di riprendere il mare.
guarda cosa abbiamo preso. Sei stato molto bravo, Ernest. E anche Jack. Quando sarò grande voglio fare il pescatore. Prenderò il pesce più grande del mondo, più grande di quelli dei miei fratelli. Ma certo che lo farai, caro. Guardate, c'è un albatros. Sì, è meraviglioso. Guardate, l'alcio, insomma, l'uccello vuole giocare con la mia barca. È incredibile. C'è uno straccio legato alla zampa. Guardate, è scritto. Sono sull'isola delle rocce che bruciano. Vi prego, aiutatemi. Gli uccelli sanno scrivere. No, Frances. Un uomo ha scritto questo. Qualcuno nei guai. Ma dove sono le rocce che bruciano? Ho capito. Le rocce che bruciano sono l'isola che Fritz e io abbiamo visto nel nostro viaggio. Sì, mi ricordo. Erano poco lontano dalla costa, da quella parte dove sta andando l'albatros. Lasciami tentare, papà. La mia canoa è quasi finita. Tornerò in un giorno. Dove si sta dirigendo Fritz? Sono i tuoi fratelli. Stanno tutti bene. Ma dobbiamo andarci di qui. Io non ce la faccio a camminare. Tutto è incominciato a tremare. Sono scappata, sono caduta e... Ti aiuto io. Dobbiamo arrivare alla canoa. Guarda che spettacolo! Oh, Fritz, non so come ringraziarti. Se non fossi arrivato tu, avrei fatto una fine orribile. Oh, non voglio proprio pensarci. Non ringraziare me, Jenny. Ringrazia Francis. È lui che ha fatto amicizia con il tuo uccello e ha trovato il messaggio. Non mi piace. Non mi piace se non ritorna presto. Marta, ascoltami. Fritz non è più un bambino, è un giovanotto ormai. Non si è mai trovato di fronte a un pericolo del genere. I ragazzi devono fare da soli le loro esperienze. E Fritz è ormai maturo, stai calmo. Sta ritornando! È salvo! Grazie a Dio. Le mie preghiere sono state ascoltate. C'è qualcuno con lui!
E poi la barca fu sbattuta a riva. Non so cosa sia successo agli altri. Ti sei costruito una casa? Ma non accogliente come la residenza dei Robinson. Jenny, siamo così felici che tu sia qui. È stato terribile quando non ti abbiamo più ritrovata alla fine della tempesta. Ma ora per fortuna tutto è passato. Benvenuta a casa. Grazie, signora Robinson. Jenny divenne presto una della famiglia. E sull'isola la vita continuò felicemente. Il pranzo è pronto! Eccomi, posso iniziare adesso? No, di certo, giovanotto. Non prima che tutto sia pronto. E non prima che tu ti sia lavato le mani. Ma io sono pulito, guarda! Francis! Ma io... Francis, nella vasca. E va bene. Mamma, Fritz tiene la mano di Jenny. E allora? Tu stai tenendo la mia? Ma è diverso. Cosa succede quando si innamora? Oh, non so. Si fanno delle cose strane. Non si mangia più tanto. Fritz non ha mangiato stamattina. Fritz è innamorato. Fritz è innamorato. Adesso ti faccio vedere io. Vieni qua. E dai, prendimi. C'era sempre molto lavoro da fare per essere pronti a tutti gli imprevisti che potessero accadere. Buono. Stai calmo. Qualcosa che non va? Sono gli animali. Sono molto inquieti. Chissà perché. Questi sembrano sciacalli. Sciacalli? Vuoi dire lupi? Sì. Prepariamoci per accoglierli bene stanotte. C'è una mandria di bufali! Giù al fiume! I lupi li hanno spinti fuori dalla palude. Se rompono il recinto, ci distruggeranno il raccolto. Cosa possiamo fare? Francis, tu torna a casa. Ernest e Jack, rimanete qui e accendete un falò. Fritz, tu vieni con me. Si stanno avvicinando! Non riusciranno ad entrare. Stanno caricando! E vengono da questa parte. Si dirigono dritti verso il recinto. Vengono da questa parte. Turk, Jan, prendeteli. I cani li hanno spaventati. Uno è passato. Sta caricando contro il recinto. Via, via! Torna indietro! Indietro, Fritz! Sono scomparsi. Se Dio vuole, siamo riusciti a salvare i campi. Signor Robinson! Jenny, non avresti dovuto essere qui. Dovevo venire. È la signora Robinson. Mi sembra che non stia bene. Venga, presto. Stava per svenire. No, non è vero. Sono solo un po' stanca. Tutto qui. Martha! Per la prima volta da quando arrivammo all'isola, mi sentii veramente impotente. Per la prima volta pensai con rimpianto alla civiltà e ai suoi dottori. Le stavamo vicino mentre combatteva da sola contro il male. Ho portato dell'altra acqua. Eh? Oh, grazie, Jack. Rimango io con lei. Hai vegliato tutta la notte. Come sta la mamma? Così, Frances. È molto malata. Questo significa che potrebbe anche... Sarà il volere di Dio. Tutto quello che possiamo fare è pregare. Possiamo fare dei turni per starle vicino. Così non sarà mai sola. Grazie, ragazzi. Grazie. Per intere settimane potemmo solo guardarla. Penso proprio che sia stato il periodo più brutto passato sull'isola.
Mamma! Oh. Sta di nuovo bene! La mamma è guarita! Così gli anni passarono lentamente. Lavoravamo molto e l'isola ci dava tutto quello di cui avevamo bisogno. I ragazzi diventarono grandi. E anche Jenny si trasformò in una ragazza molto bella. Nel 10° anniversario del naufragio, avevamo ormai abbandonato ogni speranza di essere ritrovati. Quando un giorno... Fritz, cos'è quello? Laggiù, all'orizzonte, guarda! È una vela! Jenny, è una nave! Jack, Ernest, c'è una nave in vista! Chiamate papà! Francis, arriva una nave! Una nave? Una nave! Sta arrivando una nave! Caro, sbrigati! È un po' che non abbiamo visite. Capitano Littleton, Marina Reale, signore. Signora? Hans Robinson, signore. Questa è la mia famiglia. E questa è la nostra storia. Incredibile. Se non fossimo usciti dalla rotta, avreste potuto rimanere qui per sempre. Sono felice di avervi a bordo. Partiremo domani mattina. Marta, vuoi partire veramente? Tu sai come la penso. Capitano, potrebbe portare solo Jenny e i miei figli con lei? È un piacere per me, ma che ne sarà di voi? Stiamo diventando vecchi, capitano, ma i ragazzi hanno tutta la vita davanti. Non venite con noi! Ma papà, non potete! L'isola è diventata la nostra casa. Abbiamo passato i nostri anni migliori qui. Non possiamo andarcene ora. Papà, mamma, non ce ne andremo mai senza di voi. Non vi lasceremo. Resteremo con voi. Ragazzi, abbiamo deciso. Tutto quello che vogliamo è che pensiate a noi qualche volta. E forse ci potremo rivedere ancora. Noi ritorneremo dopo che io avrò fatto una certa richiesta al padre di Jenny. Papà, torneremo tutti. Abbiamo lavorato insieme come tutte le famiglie dovrebbero fare. Sì, Ernest. Abbiamo avuto giorni più o meno felici, ma sono sicuro di una cosa. Voi non potrete mai dimenticare la nostra isola. Questa rimarrà per sempre la vostra vera casa e i vostri cuori rimarranno qui, con noi, per sempre.